Buongiorno a tutti, tanto un piacere essere qui. Prima di me ascoltavo con molta attenzione il professor Ferrario quando parlava di quello che sta succedendo e quello che ci aspetta, no? Quindi parlava della mobilità, parlava del fatto che nel 2035 non ci saranno, non verranno più vendute auto con motore endotermico, ma solo più auto elettriche o con comunque carburanti rinnovabili. E ha parlato anche della parte, diciamo, di riscaldamento, di climatizzazione, no? Dicendo in Italia avremo bisogno di mettere 20 milioni di pompe di calore per riuscire a bypassare i carburanti fossili che stiamo utilizzando per scaldarci. Ha citato le criticità, no? Bisogna avere gli idraulici, bisogna avere chi opera, bisogna avere chi produce questi prodotti. Io ci aggiungerei anche un piccolo tassello, che bisogna anche fornire la corrente elettrica a questi nuovi apparati, perché ovviamente sia la parte di mobilità, sia la parte di climatizzazione che sta arrivando sono elementi aggiuntivi a una situazione di potenza installata, di consumi installati attuali, no? Quindi un grosso punto dove noi distributori ovviamente siamo già partiti, però ci stiamo cimentando, perché anche per noi la curva di accelerazione, come giustamente ha detto, è estremamente, il coefficiente angolare è estremamente alto, no? Dobbiamo modificare in maniera sostanziale le nostre reti di distribuzione, perché l'elettrificazione, no? Quindi sostenibilità, diciamo decarbonizzazione, però a questo si lega l'elettrificazione e si lega al fatto che questa elettricità, questa potenza deve poi raggiungere l'utente finale, no? Quindi distributori in questo momento, tutti noi distributori stiamo fronteggiando una situazione nuova, no? Per 100 anni noi abbiamo fornito corrente elettrica con consumi, sì, sempre in crescita, ma con delle curve di crescita direi molto, molto gestibili, no? In questo momento quello che dovremo fronteggiare da adesso, già da quest'anno, dall'anno scorso in avanti, saranno curve di crescita con una tendenza molto più spinta. A questo io ci aggiungerei anche un altro paio di tasselli, no? Le nostre reti, come ho detto, sono in piedi da inizio Novecento, quindi sono reti anche molto vetuste, quindi hanno anche bisogno degli investimenti, chiamiamoli standard, per fare in modo di renderle comunque utilizzabili e sempre più resilienti. Vedete, avete visto cosa succede, cosa è successo in questi giorni, no? Ovviamente una delle parti più critiche per quando succedono eventi atmosferici estremi è la capacità che noi abbiamo di resistere a questi eventi atmosferici estremi, no? Per eventi atmosferici estremi nel nostro settore si parla principalmente di due eventi, no? Le bombe d'acqua, avete visto cosa è successo in Germania negli scorsi giorni, e le ondate di calore, no? Non più tardi di un mese fa c'è stato qualche problema a Milano proprio legato a un evento di ondata di calore improvviso che ha messo in crisi il sistema elettrico, no? Questi sono eventi accidentali che però sempre più spesso si presentano e che noi dobbiamo affrontare per cercare di essere sempre più il più possibile resistenti, resilienti, no? Quindi altro ambito su cui ci stiamo focalizzando è proprio questo, perché noi dobbiamo distribuire, dobbiamo dare la potenza a chi serve, ma dobbiamo anche essere affidabili, no? Quindi avere meno eventi possibili che possano mettere in crisi tutto il sistema. Quindi queste sono le partite più grosse che stiamo giocando. Noi come reti, sapete, forniamo, distribuiamo la corrente elettrica nella città di Roma, quindi una metropoli abbastanza complessa, con molto vasta, con impianti anche costruiti in zone, come potete immaginare, molto critiche anche dal punto di vista architettonico, archeologico, per cui con tutte le ulteriori problematiche che sussistono su questi punti. Tanto per dare un ordine di grandezza, noi quest'anno abbiamo in piano di investire 250 milioni di euro proprio per far fronte a tutte le partite che ho citato, no? La crescita, abbiamo detto, quindi il potenziamento della rete. Faccio anche un altro esempio legato a quello che sta succedendo, legato all'aumento dei consumi.
si stanno installando sempre più e sempre più, soprattutto nei grandi centri, le colonnine elettriche per le ricariche delle automobili. Abbiamo detto che fra poco quasi tutte le automobili saranno elettriche, per cui avranno bisogno di punti di ricarica. Noi quest'anno abbiamo praticamente decuplicato la nostra capacità installativa per connettere le colonnine elettriche e prevedo che nel prossimo anno non potranno che essere di più ancora. Non ho ancora ben capito quale sarà proprio la curva di crescita, ma sarà comunque una curva di crescita che avrà una tendenza, almeno nella fase iniziale, esponenziale, no? Le colonnine elettriche per le ricariche delle automobili sono degli utilizzatori di tutto rispetto, no? Perché hanno delle potenze installate notevoli, per cui quando dobbiamo metterla modificano in maniera sensibile il bilanciamento della rete, quindi molto spesso si portano dietro anche dei potenziamenti delle cabine elettriche che sottendono e che quindi che alimentano queste colonnine. Quindi tutto questo per dire cosa? Per confermare che stiamo fronteggiando una rivoluzione, perché non è solo una modifica di rotta, no? Si parlava di un transatlantico, sì, il transatlantico è molto lungo, ma sta accelerando in maniera violentissima, per cui tutti noi, soprattutto quelli che stanno nella filiera dell'elettrificazione, dobbiamo fare degli sforzi veramente anche non previsti prima per cercare di riuscire a dare e ad andare dietro a tutto quello che ci siamo detti, no? Per cui sia la parte di climatizzazione, anche la parte di climatizzazione mi sta aumentando i carichi di giorno in giorno, perché sempre più pompe di calore vengono installate, ma sono di nuovo elementi aggiuntivi di potenza, anche sensibile, al bilanciamento della rete. Ecco. Per cui distribuzione che si sta modificando, magari poi se abbiamo tempo possiamo anche parlare magari di progetti giro. Che stiamo facendo, proprio per riuscire a gestire la flessibilità che verrà e che dovremo cercare di sfruttare a nostro favore, proprio per cercare di evitare di dover soltanto investire risorse per potenziamento, perché ci sono anche altre vie che si possono seguire e che possono portare beneficio al bilanciamento, quindi all'equilibratura delle reti elettriche.